Ehi, dove siamo? Mi hai svegliato, eh? Dove siamo, ti ho chiesto? Ho fatto proprio una bella dormita, oh. Dove siamo, Adrian? Vedo che ti ricordi il mio nome. Pensavo che con la botta in testa ti eri dimenticato tutto. La prima serie TV con epilogo a teatro ha fatto tappa anche al Teatro Virginian di Arezzo. Il sipario in via De Redi si è alzato su Showtime, una tragedia moderna per la produzione firmata ed interpretata da Luca Cicolella e Igor Cherici, frutto di un originale esperimento creativo. Il Teatro Virginian, questo, vero? Qui. Sì, certo, faccio l'attore, questa è tutta una messa in scena, ricominciamo. La Showtime è il titolo di questo progetto, non è soltanto uno spettacolo, ma è una serie TV con epilogo a teatro, che ha una particolare natura narrativa, cioè può essere visto o non visto dagli spettatori sia prima che dopo lo spettacolo. Lo spettacolo è Showtime perché è la trasmissione in diretta sui social che fa uno dei due protagonisti, che in qualche modo diventerà la piazza pubblica su cui si svolge questa tragedia. Quindi è un po' un titolo sia che rimarca la problematica della nostra attualità che anche un po' il sogno che agognano tutti, quello di essere sempre in diretta online. Una storia di onore e vendetta scatenata da un mistero che nasconde differenze culturali tanto profonde quanto paradossalmente simili. Onore, dice questo. Hai costruito una carriera, che cazzo fai? L'influencer a dare consigli di fashion style, che cazzo? Di primo acchito sembrerebbero sentimenti opposti. Ovviamente c'è un rapito e un rapitore. Il confronto, senza dover andare verso una sindrome di Stendhal assolutamente, ma il confronto fa sì che questi due protagonisti possano incontrarsi umanamente. Noi definiamo questo spettacolo una tragedia moderna, perché non si distacca da quello che è il giusto scritto, la legge scritta giusta, come poteva essere quella di un Creonte con Antigone, da quella che in realtà moralmente dovrebbe essere applicata. Questo è il conflitto che separa Adrian da Filippo, che sono io, Adrian e Luca Cicolella, e io che siamo questi due protagonisti di questa tragedia moderna. Appunto.